Ciao a tutti, benvenuti per questa rapida recensione di Power Rangers. Ciao. Che onestamente mi aspettavo che facesse cagare, ma Ma fa cagare. è un peccato perché secondo me poteva essere un gran film. L'inizio per me è stato fenomenale, i primi 40-50 minuti sono stati bellissimi. Secondo me è scaduto quando hanno cominciato ad allenarsi, ma fidatevi, è veramente bello, è ben fatto Ma l'inizio. già dal trailer si capiva tutto ciò che c'era da capire. Un film trash anni 90 che non aggiunge niente di nuovo a quello che abbiamo sempre visto. La trama è lineare, troppo lunga persino. Loro passano tutto il film a cercare di trasformarsi e basta. Ma il Poi fatto sconfiggono il nemico che è il nuovo cattivo di Thor Ragnarok. la serie TV era Sì, ma trashissima, era proprio stupida. ci sta che rendano omaggio con qualche chicca qua e là, però fare una storia che è esattamente quella, senza grandi colpi di scena, senza niente aggiungere alle storie dei personaggi o che cavolo Non sono ne d'accordo perché l'inizio è proprio atipico. Tantissimo, nel senso che non solo parte, come ti dicevo, con la scena della sega al toro, che è stupido stupido, no? Però proprio come ti presentano i personaggi, secondo me persino i film della Marvel non sono stati in grado di presentare così bene dei personaggi in nessuno dei loro film, così come neanche la DC. Che presentare dei personaggi e presentare degli stereotipi. Il nero scemo, la tipa solitaria, la tipa tosta che si taglia subito i capelli così la inquadri che è una Sì, tosta, ma e il bullo che c'ha la cavigliera lì per gli arresti domiciliari e cioè stereotipi. Non diresti nessuno. questa cosa di un qualsiasi altro film, Perché penso. chiaramente le aspettative per questo film erano molto basse perché è il film dei Power Rangers, infatti, è preso pure per il culo il trailer. Ma sono stato veramente, veramente stupito dalla prima metà del film. Poi dopo c'è ragione a dire che è il solito film dove, come dire, non c'è nessun colpo di scena, ci sono i buoni che si uniscono, picchiano il cattivo e finisce lì. Siamo perfettamente d'accordo, ma Ammazzati. secondo me, sia per i personaggi, sia per come si sviluppa la trama, per quanto semplice, merita di essere visto. No, per me no, è una perdita di tempo. Non finiva mai. No, È lungo, dura veramente. Non 2 ore. finiva mai, Cristo. E Però persino il tizio di Breaking Bad ha fatto una parte così minima che voleva entrarci appena. Solo la che faccia tutta pixelata così è è irriconoscibile. un prodotto in cui si vede che si sono divertiti un po' tutti a fare le cose sciocche. Ma persino loro quando si sono trasformati che dici ah finalmente alla fine del combattimento non fanno vedere niente anche quando danno le prime scazzottate. A me è piaciuto un sacco di come li facevano lottare. L'unica pecca è che le tute appaiono alla fine, quando mancano 20, massimo 25 minuti della chiusura. Quindi diciamo che potevano giocarsela un po' di più, solo che si vede che le imbarazzavano le tute che erano troppo fatte col Avevano culo. un budget ridotto. Mi ha intrattenuto più di tutto. È un film sull'amicizia più che sui Power Rangers. Perché quello è, questi cinque personaggi che scoprono che possono fidarsi l'uno dell'altro Comunque, recupera qualche episodio dei Power Rangers della serie originale e capirai meglio questo film, secondo me. I personaggi della serie TV non sono affatto sviluppati, cioè era proprio scemo per essere scemo. Qui hanno tentato, alla bella e meglio, di renderli profondi, però alla fine è godibile. Quindi Diteci se vedreste Power Rangers 2, io lo vedrei, non vedo l'ora. no, Anche io un'altra cosa che avrei cambiato, al posto dei nemici generici che erano dei sassi di merda, potevano mettere dei nemici stupidi come nel telefilm, nel senso qualche personaggio estremo come ho fatto il E video così sì che i sarebbe mostri più stato assurdi. trash. Ma così sarebbe stato figo, cioè tipo l'ultima carrellata di mostri assurdi almeno gli dà un senso per fare delle scene di botte prolungate, no? Tu tipo dici a che palle si sono trasformati, adesso picchiano un po' le mani e poi finisce lì. Se ci fosse stata una lunga scena in cui picchiano un sacco di mostri assurdi, sarebbe stato fighissimo e sarebbe stato veramente. Avrei chiuso un occhio anche l'altro occhio sui difetti. La chiudiamo qui, andatelo a vedere e ci vediamo al prossimo video. Thank you.